bentrovati nel canale del Tafu. Oggi riprovo Donkey Kong Country 2, una pietra miliare per quanto riguarda lo SNES e Nintendo 32 per intendersi. Un gioco veramente lungo, con tantissimi livelli, platform, arcade ovviamente. Parliamo della serie di Donkey Kong. Un gioco veramente semplice per quanto riguarda le logiche, un po' più difficile per quanto riguarda il giocarlo. Ci sono molte cose da imparare e ci sono molte, diciamo, molte meccaniche da assimilare, oltre al fatto che ci sono veramente tanti livelli, tanti bonus nascosti. Un gioco nel quale possiamo veramente sbizzarrirci nella soluzione. Ora faccio un po' di familiarità con i tasti. Qua io ricordo per lo più la maggior parte dei segreti del gioco, ma non tutti, ovviamente. Sono passati 8 anni da tutto che ci ho giocato, quindi andiamo avanti, spacchiamo tutto lo spaccabile, vediamo un po' cosa se ne riesce a tirar fuori. Sarebbe male fare un bel ritorno. Spappolare i nostri amici. Possiamo andare tranquillamente avanti. Lui è veramente un satanasso, non lo ricordo. Basta semplicemente spaccarsi. Basta semplicemente quello. Questo è il livello bonus, questi gettoni sono importantissimi per sbloccare i livelli bonus. Andiamo avanti. Innanzitutto andiamo a prendere la moneta, che ricordo essere andiamo a prendere un po' di resistenza con i comandi, con il super salto soprattutto. Prendiamo Rino, il nostro amico Rino, che è veramente cattivo. Basta andare avanti, lui spacca. Lì c'è il livello bonus, perché me ne ricordo. Il nostro super Rino rischia la vita. Spaccare tutto. Perfetto. Secondo gettone. Importantissimi questi gettoni. Andiamo a prendere il DK. Cos'è il DK? Diciamo la moneta che certifica che noi abbiamo completato il livello, che è l'unica prova tangibile che rimane il livello completato. A parte poi bonus, ma questo sarà un altro bonus, credo. No, infatti non lo è. Abbiamo un po' sbagliato qui. Andiamo avanti e eccoci! Abbiamo preso anche la vita extra. Ecco, ora ci sarebbe il secondo livello, ma lo vedremo la prossima volta. Questa era una piccola intro del gioco che andremo a giocare, cioè Donkey Kong. Lo finiremo tutto, anche perché è un gioco piuttosto veloce e ci sono, se non sbaglio, 5 stage da 5-6 livelli ciascuno, difficoltà crescente, però ecco, insomma, lo vedremo più avanti tutto e cercherò comunque di prendere tutte le ricompense. Ci vediamo alla prossima con il Tafu, che il Tafu siamo noi.